benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Catania, in prognosi riservata, una ragazza travolta sulle strisce alla circonvallazione. L'incidente riaccende la polemica sulla sicurezza. Due morti a Paternò nello scontro tra un'auto e un tir. La crisi idrica arriva a Palermo, da oggi acqua razionata, 5 quartieri alla volta a secco per un giorno alla settimana. Scontro nel centrodestra dopo l'attacco a Schifani di Faraone in accappatoio per l'emergenza acqua. Il governatore chiede al sindaco di Palermo di escludere dalla sua giunta la lista civica che fa capo a Italia Viva, il partito che lo contesta. A Catania scioperano i lavoratori dell'ODA, l'opera diocesana di assistenza. Sono senza stipendio da oltre 4 mesi. Riconsegnata alla città la fontana di Cerere in piazza Cavour a Catania, a Librino i ritratti della Porta della Bellezza di Antonio Presti vanno in dono agli abitanti. Alla fine a Castelvetrano si potrà vedere Idu, il film sulla trentennale latitanza di Messina Denaro. Il sindaco ha deciso che sarà proiettato in teatro. Sesso con sconosciuti, rimane incinta a 14 anni a Roma dopo aver partecipato alla sfida della Sex Roulette. È una delle tante folli gare social che anche in Sicilia coinvolgono giovanissimi e preoccupano le famiglie. Calcio, delusione Palermo al Barbera, i rosanero perdono con la Salernitana e si allontanano dalla vetta. In C, gran rimonta del Catania che vince a Caserta, pari per Trapani e Messina che attendono il derby. Bentrovati. È in prognosi riservata la ragazza travolta sulle strisce alla circonvallazione di Catania. Un incidente che riaccende la polemica sulla sicurezza, insorge l'opposizione che sollecita interventi urgenti, ma in città sembrano ormai ignorate anche le minime regole del codice stradale. Tonino De Mana. Ha subito un delicato intervento chirurgico alla testa ed è in prognosi riservata al San Marco la ragazza irlandese investita sulle strisce sul viale Andrea Doria. La sagoma tracciata dalla polizia municipale mostra la lontananza dall'attraversamento pedonale, facendo così prevalere l'ipotesi della velocità dell'investitore. La giovane, trascinata per 20 metri, ha riportato un grave trauma cranico. La drammaticità della situazione ha subito ricordato la tragica fine di Chiara Adorno, l'universitaria di Solarino, uccisa meno di un anno fa in prossimità della cittadella. Da quel giorno e dopo l'ondata emozionale e mediatica non sembra cambiato moltissimo, anche perché a Catania attraversare sulle strisce è sempre rischioso. Quanto è rischioso attraversare sulle strisce pedonali? Abbastanza, appunto, da avere timore di prendere casa qua vicino per evitare di attraversare la strada. E dove hai preso casa? Vietneo. Evito via Andrea Doria e passo alle scale da via Passo Gravino. Faccio sempre molta attenzione, guardo sempre da un lato e dall'altro prima di attraversare. Però è molto rischioso. Lo abbiamo documentato più volte. Sulla circonvallazione ed anche in presenza delle nostre telecamere ci sono tanti automobilisti che tirano dritto rischiando di abbattere i pedoni. Insorge comunque l'opposizione che sollecita risposte immediate. Oggi abbiamo la prova che i T-Red e gli autovelox non sono sufficienti, bisogna creare delle strutture. Abbiamo fatto interrogazione, abbiamo richiesto la realizzazione di un'infrastruttura che possa mettere in sicurezza i pedoni, i cittadini, gli studenti. In realtà l'amministrazione ha affermato che non ha i fondi per poter realizzare la struttura. Un capitolo a parte lo meritano gli autovelox, sono attivi ma non rilevano le infrazioni, entreranno presto in funzione con il limite di 50 km orari, anche se per evitare gli incidenti occorrerà molto altro, oppure semplicemente basterà rispettare le regole del codice stradale. È vicino a Paternò, nel Catanese, due persone sono morte in un altro incidente stradale avvenuto sulla statale 284. Le vittime erano alla guida rispettivamente di un tir e di un'automobile, vedete il fumo in fondo all'immagine, che per causa in corso di accertamento, ecco l'immagine, si sono scontrate, e questa è l'impressionante immagine del tir che si è completamente ribaltato. Siamo vicino a Paternò.
Palermo, un tunisino arrivato a bordo della nave Splendid dal suo paese è morto schiacciato da un auto articolato durante le operazioni di manovra del mezzo al porto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava cercando di sbarcare a Palermo nascosto sotto il camion per entrare clandestinamente in Italia. Da oggi acqua razionata anche a Palermo, il capoluogo di regione, fino ad ora immune dagli effetti della crisi idrica, adesso dovrà fare i conti con un piano di distribuzione sperimentale che lascia 5 quartieri alla volta senza acqua per un giorno alla settimana. Manlio Viola. È il giorno del via al razionamento dell'acqua anche a Palermo. Nonostante la città fosse rimasta immune ai disagi fino ad ora, da oggi la distribuzione cambia. A partire dalle 8 di questa mattina 5 quartieri sono senza acqua e lo resteranno fino a domattina alle 8. Oggi è toccato ad Arenella, Pitre, Bocca di Falco, Bonagia, Falsomiele, Borgo Nuovo, Passo di Rigano, Villa Tasca, ma a turno toccherà a tutti i quartieri della città, o quasi. L'acqua viene tolta alle 8 del mattino per 24 ore e ridata alle 8 del mattino seguente, quando tocca a un'altra zona. Questo dal lunedì al giovedì, mentre il fine settimana al momento è salvo. Il piano sperimentale però non coinvolge la parte centralissima della città, nella quale l'acqua non verrà tolta mai, perché tutte le reti passano comunque da lì. Intanto da oggi 4 comuni sono completamente a secco per un guasto al sistema di adduzione delle acque grezze dell'invaso scanzano. Si tratta di Bagheria, Santa Flavia, Ficarazzi e Villabate, che rivedranno la distribuzione fra giovedì e venerdì. Non va certamente meglio altrove nel resto della Sicilia. Caltanissetta è sul piede di guerra con acqua ogni 4 o 5 giorni. Enna ha quartieri che ricevono l'acqua soltanto una volta alla settimana, mentre Agrigento è la città con la più alta percentuale di perdite, dal 60 al 70% di spreco, quindi ogni 100 litri circa 70 vanno buttati via. E se non piove, la crisi si aggraverà entro la fine dell'anno. E in questa situazione disastrosa è scontro nel centrodestra siciliano dopo la protesta di Davide Faraone, il capogruppo alla Camera di Italia Viva, contro i poteri straordinari conferiti al governatore, sia per l'acqua appunto, ma anche per fare i termovalorizzatori. Per tutta risposta Schifani chiede al sindaco di Palermo di escludere dalla sua giunta la lista civica che fa capo a Italia Viva di Faraone. Manlio Viola. Sale la tensione nel centrodestra siciliano dopo gli attacchi al governatore Renato Schifani da parte del capogruppo alla Camera di Italia Viva, Davide Faraone, che venerdì scorso aveva criticato i poteri speciali attribuiti al governatore per la realizzazione dei termovalorizzatori e poi sabato è anche sceso in piazza in accappatoio portando bidoni d'acqua vuoti davanti Palazzo d'Orleans. Questo per manifestare anche contro le scelte operate nell'ambito dell'altro grande problema siciliano, la siccità. Faraone, come detto, già venerdì aveva contestato il decreto legge Omnibus che assegna al presidente della regione il potere di tagliare i tempi per fare i termovalorizzatori, ma la reazione di Schifani è più politica che tecnica. Italia Viva, la formazione di Faraone, infatti è alleata del centrodestra a Palermo ed è presente sotto forma di lista civica nella giunta del sindaco Roberto La Galla. Schifani, dopo aver risposto sul piano tecnico a Faraone, ora chiede alla Galla di escludere dalla sua giunta Italia Viva, che non può stare in maggioranza a Palermo all'opposizione sia alla regione che a Roma. A fianco di Schifani scendono tutti dalla DC alla Lega, passando per Fratelli d'Italia, con Manlio Messina, vice capogruppo alla Camera, che parla di un partito ormai palesemente di sinistra. Ma la Galla non intende far passi indietro, sostiene Schifani commissario, ma non tradirà l'accordo con la lista civica vicina a Faraone e a Italia Viva, nella quale di fatto c'è anche lui. Un nuovo motivo di alta tensione fra Regione e Comune di Palermo, visto che neanche Schifani sembra intenzionato a far passi indietro su questo punto. A Palermo 3 persone sono finite in carcere, una ai domiciliari. La Guardia di Finanza ha sequestrato 9 società immobiliari e della ristorazione in Brasile, ma anche in Italia, in Svizzera, Hong Kong. Gli indagati sono accusati di concorso esterno, di associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio e trasferimento di valori per agevolare importanti famiglie di Cosa Nostra.
sparatoria nella notte tra sabato e domenica a Francofonte, nel siracusano. Un ventenne è stato colpito da alcuni proiettili sparati da un coetaneo, a quanto pare per una faida familiare, ed è ricoverato in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita. I due giovani sarebbero gli stessi che nello scorso agosto avevano dato vita a un'altra sparatoria, questa volta nella zona della Movida di Siracusa. Un uomo di Gravina, di Catania, è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento, minacce e atti persecutori nei confronti dell'ex moglie e del nuovo compagno, al quale nella notte ha dato fuoco alla vettura del rivale, appunto, che era parcheggiata sotto casa dopo averla cosparsa di benzina. I due ex coniugi avevano avuto un recente litigio, durante il quale l'uomo aveva minacciato la donna dicendo «ti faccio scappare dalla Sicilia». Riconosciuto dall'ex moglie, dalle immagini che vedete, si è poi consegnato ai carabinieri. A Catania scioperano i lavoratori dell'ODA, che è l'opera diocesana di assistenza. Senza stipendio da oltre 4 mesi, denunciano una situazione compromessa da anni, nonostante la nomina di un commissario straordinario. Il servizio è di Desire Ferlito. È drammatica la situazione dei lavoratori dell'ODA, opera diocesana di assistenza di Catania, che non percepiscono lo stipendio da oltre 4 mesi. Riuniti oggi in protesta, denunciano una situazione recidiva ormai da anni. Sono 15 anni che manifestiamo a vario titolo. Negli anni scorsi ne abbiamo fatte diverse manifestazioni. È perché chiaramente l'azienda ODA, che non ha risanato il debito, che non intende assolutamente pagare i lavoratori. Siamo 3 mesi, 4 mesi senza stipendio, senza sapere nulla, e molto spesso quando indiciamo uno sciopero poi stranamente arriva subito lo stipendio a tappare qualche buco. Noi siamo tutti lavoratori e lavoriamo per vivere, quindi ovviamente chi ha famiglia, chi ha delle impellenze economiche ogni mese deve risponderne, e questa situazione certo non ci aiuta a lavorare serenamente. Una vicenda complessa per un debito dell'ODA risalente al 62, tanto che per farne fronte è stato necessario nel 2017 la nomina di un commissario straordinario, l'avvocato Adolfo Landi, che interviene con una nota che parla di un piano di rientro che impone a tutti grandi sacrifici. La liquidità di cassa è assicurata per ciò che riguarda l'ambito sociosanitario, dalle entrate derivanti dalle convenzioni con l'ASP e dai rapporti con la regione siciliana, i cui pagamenti però sommano importanti ritardi. Dura la risposta dei lavoratori a questa nota del commissario straordinario e accusano l'ODA di continuare incessantemente ad addossare responsabilità a terzi, e con lo sciopero però di oggi chiedono chiarezza e verità e denunciano ad alta voce il disagio nel non poter ricevere lo stipendio puntualmente. Restiamo a Catania, ha riconquistato i suoi bei colori la fontana di Cerere di Piazza Cavour a Catania. Dopo i lavori di restauro, l'amministrazione comunale l'ha riconsegnata alla città. Adelaide Barbagallo. Ritorna al suo antico splendore la Tapalla Radoburgo, così a Catania i nostri nonni chiamavano la fontana di Cerere in piazza Cavour. L'opera, realizzata nel 1757 dallo scultore Giuseppe Orlando, è stata sottoposta a interventi di restauro sia per la parte idraulica sia per quella scultorea, dopo anni di degrado dovuti principalmente all'azione di agenti atmosferici ma anche ai vandali. A deturpare il pregiato marmo di Carrara della bella fontana anche sgradevoli patine di colore nero costituite da alghe e batteri che sono state rimosse. Adesso è possibile ammirare i colori e le proiezioni naturali della scultura. Al contempo sono stati anche rimpiazzati i ciottoli mancanti nella pavimentazione. Questa è una piazza storica frequentata da tanti nostri concittadini, e quindi ovviamente questo è un progetto che va in linea con quello che è la strategia sulla rigenerazione di tutti i siti in città. È stata prevista anche una forma di manutenzione della piazza? Stiamo lavorando per trovare quelle risorse necessarie per la manutenzione di queste piazze e di tutti i siti storici, soprattutto in città. Gli interventi di restauro sono stati diretti dai tecnici dell'assessorato comunale ai lavori pubblici e finanziati coi proventi della tassa di soggiorno.
Bellissima, certo quei piccioni sono un po' pericolosi, appena restaurata. Andiamo avanti, la Porta della Bellezza di Librino cambia pelle, gli abitanti portano a casa i loro ritratti e al loro posto c'è una nuova installazione d'arte che celebra le madri del quartiere. E Antonio Presti dice: è bello vedere le opere che si trasformano e entrano in casa. Lorena Dolci. Vediamo, la metto, certo che ci troverò un posto, di buttarla no, perché è bellissima. Si smontano uno dopo l'altro i ritratti che per 6 anni hanno composto questo mosaico, il Cantico di Librino, un murales con 700 foto di donne, uomini, bambini e anziani, tutti abitanti del quartiere su cui Antonio Presti opera da più di 30 anni. Chi passava sotto il cavalcavia che ospita la Porta della Bellezza poteva alzare lo sguardo e riconoscersi, connettendosi a qualcosa di più alto. Le foto adesso sono un dono per i soggetti immortalati. Adesso se la porta a casa? Me la porto a casa, sia quella mia che di mia moglie. Lei è venuta a prendere le foto dei suoi nipoti? Le foto dei miei nipoti, Giuseppe e Vittoria. E che sono bambini, ora sono un po' più altini. Bello vedere stamattina tante persone che vengono qui a riprendersi quest'opera che non finisce, ma si trasforma. Adesso arriva nelle case e sono come dei petali di fiori che restituisco ancora nelle case della gente di Librino quella bellezza del Cantico di San Francesco. Presti ci ha portato un po' tutto questo, ci ha portato il risveglio delle coscienze, ci ha portato il capire cosa vuol dire bello e quando c'è qualcosa di bello c'è più educazione, c'è più garbo, c'è più civiltà. Ognuno porta a casa un pezzo di arte e di bellezza. Al loro posto arriveranno gli scatti della fotografa americana Lynn Johnson, una nuova installazione dedicata alle madri di Librino, celebrando la vita di ogni giorno e gli ambienti che la racchiudono, soggiorni, cucine, camere da letto. Noi parliamo sempre delle periferie come luoghi fisici, come luoghi di mancamento e dimentichiamo le persone che abitano, le persone che vivono con tanto rispetto, con tanta dignità, con tanto cuore. Veramente da ammirare la passione di Antonio Presti. A Caltanissetta un uomo di 50 anni ha trovato un portafoglio per strada con 1.800 euro, assegni, documenti e lo ha consegnato intatto in questura. Il legittimo proprietario è stato ritracciato e noi naturalmente non possiamo fare che i complimenti a questo uomo. Alla fine a Castelvetrano la proiezione di Iddu sulla trentennale latitanza di Messina Denaro ci sarà. Il sindaco Lentini ha deciso che il film sarà proiettato in teatro in data da definirsi. Laura Spanò. Dopo le polemiche, il film Iddu, liberamente ispirato alla latitanza di Matteo Messina Denaro, sarà proiettato a Castelvetrano, città natale del boss deceduto. La proiezione è prevista al Teatro Selinus. Il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, ha confermato che la data della proiezione sarà definita a breve e compatibilmente con gli impegni della struttura. La decisione di non proiettare il film nel cinema Marconi, unica sala cinematografica della città, era stata presa dal proprietario Salvatore Vaccarino, figlio di Antonio, quest'ultimo protagonista nel 2004 di una corrispondenza epistolare con Messina Denaro da cui è tratto il film. Salvatore Vaccarino ha motivato la sua scelta con la rappresentazione che viene data del padre nel film. Nella pellicola viene dipinto come un essere spregevole, ha affermato Vaccarino, sottolineando come il personaggio di Catello Patello, interpretato da Tony Servillo, seppur non esplicitamente identificato con suo padre, ne rappresenti una caricatura. Vaccarino ha sottolineato anche come l'operato del padre sia sempre stato improntato al rispetto delle istituzioni e alla lotta contro la mafia. Per questo motivo ha deciso di organizzare nel suo cinema la proiezione del documentario Falcone e Borsellino, Il fuoco della memoria, per il 10 ottobre, giorno dell'uscita nelle sale cinematografiche di Iddu. Beh, comunque sarebbe inammissibile se a Castelvetrano, la città di Messina Denaro, non si proiettasse un film su di lui. Andiamo avanti, Sesso con sconosciuti rimane incinta a 14 anni a Roma dopo aver partecipato alla sfida della sex roulette, una delle tante pericolose conseguenze delle folli gare social che coinvolgono i giovanissimi appunto e preoccupano molto le famiglie. Eva Spampinato.
Perde la sfida chi rimane incinta, ma nessuno saprà chi è il padre di quel bambino, perché il concepimento è avvenuto durante una sfida social tra persone bendate che hanno fatto sesso senza precauzioni, anzi con l'intento di sfidare la sorte e tutte le malattie a trasmissione sessuale possibili. L'ultima pericolosa challenge diffusa sul web si chiama Sex Roulette e consiste nel fare sesso con un gruppo di sconosciuti. A perdere la sfida, quindi rimanere incinta e uscire dal gruppo, è stata una ragazza di 14 anni di Roma che ha svelato il suo segreto ad un avvocato conosciuto durante un incontro sull'educazione sessuale e alimentare a scuola. Giovanissimi, fragili e deviati dalle sfide che corrono sul web, ragazzini che hanno tutti gli strumenti economici e culturali per potersi informare e capire. Il fenomeno è diffuso infatti tra le famiglie bene, ma forse questi ragazzi non hanno la capacità di decifrare la realtà e il filtro social è l'unico che credono comprendere. Per aumentare la pericolosità, in alcune versioni della sex roulette, uno dei partecipanti è sieropositivo. È veramente una realtà tristissima che chiama in causa innanzitutto le nostre famiglie. Breve pausa, tra poco il calcio con la deludente sconfitta del Palermo e la vittoria in rimonta del Catania. State con noi. Calcio, il Palermo continua a deludere al Barbera, domenica amara per il Rosanero, la Salernitana vince con il gol di Tello e spezza le aspettative della formazione di Dionisi. Marco Gullà. Si può dare di più? No, non è il celebre brano di Ruggeri, Morandi e Tozzi, ma quello che il Palermo deve fare se vorrà raggiungere il salto di qualità. Appuntamento ancora una volta rinviato, al Barbera passa la Salernitana che vince 1-0 con questo gol di Teio. Il Palermo, disordinato e impacciato per varie fasi del match, non è riuscito a graffiare le occasioni più nitide per Segre e Di Francesco, poi tanta confusione con Brunori mai pericoloso e gli esterni d'attacco che hanno praticamente sparato a salve. Il risultato che non volevamo, prima della sosta, dopo aver fatto un'ottima partita quella precedente, oggi volevamo dar continuità, nel primo tempo siamo stati imprecisi e il nostro primo tempo di un po' impreciso ha condizionato poi il dover recuperare nel secondo e nel recuperare abbiamo creato tanto, concesso praticamente niente e da una situazione la sera è passata in vantaggio e poi non siamo stati bravi a riprenderla nonostante il volume di gioco e le occasioni create, questo rammarico ce l'abbiamo. I cambi di Dionisi non hanno dato gli esiti sperati. Il Palermo ha creato ma non concretizzato e così ancora una volta il Barbera si rivela un tabù per i siciliani. È stata una partita non facile. Abbiamo preso il gol che non al momento giusto, ma ho il sentimento che nel secondo tempo abbiamo provato di fare gol, abbiamo creato molto di più di loro e non abbiamo riuscito a fare il gol, ma il secondo tempo è stato positivo, sì. Di Francesco nel finale sciupa la palla del pareggio, adesso la sosta, Rosanero che torneranno in campo fra due settimane a Modena. A Catania conquista a Caserta la seconda vittoria consecutiva del campionato. Grazie alla rimonta in terra campana, i rossazzurri sono a un punto dalla vetta. Marco Carli. Tutto o quasi in una partita. Le avversità, gli infortuni, lo svantaggio, gli spigoli di un match difficile e bloccato, ma anche la capacità di rispondere. Il gran finale con annesse due reti e vittoria in rimonta. Casertana-Catania per i colori rossazzurri è stato questo, insieme al genio di Jimenez, re di Caserta per un giorno, con un gol e un assist. Come ruolo fare il trequartista, nel senso giocare tra le linee. Prendere palla tra le linee, come si dice, inventare. E di inventare ha inventato il numero 10 del Catania. Partiamo proprio dalla fine. 1-1 il punteggio e a 10 minuti dal 90esimo l'ennesima sgroppata con cross di Anastasio sulla sinistra. Viene sfruttata così dal ragazzo ex Atalanta Under 23. 2-1 ed esultanza con i compagni in campo e in panchina.
Minuti di recupero. Hierardi esce dalla difesa con qualità. Serve Jimenez che vola verso l'area e crossa per Inglese. Movimento perfetto della punta che segna la rete del 3-1, il suo secondo gol stagionale. Tutto finisce in gloria, ma l'inizio era stato complicato. L'infortunio di Lunetta, il vantaggio campano con il solito lancio lungo, addirittura proveniente dal portiere, che sorprende la difesa etnea permettendo a Mancini di battere Adamonis. Poi il pareggio di Guglielmotti, esterno sinistro, Anastasio che trova esterno di destra, Guglielmotti appunto, e gran gol sotto la traversa. Nel secondo tempo poche emozioni, ma anche le scelte di Toscano che indirizzano il match e fanno diventare Jimenez protagonista. Una maglia storica che qualsiasi giocatore di calcio vorrebbe indossare, ha una storia incredibile, quindi per me essere qui è un onore, segnare il primo gol con sta maglia. Pareggio per Messina e Trapani rispettivamente contro Benevento e Sorrento sul neutro di Potenza. Venerdì prossimo derby alla provinciale tra le due formazioni siciliane. Sergio Colosi. Due pareggi dal sapore diverso. Il Messina ha fermato la capolista senza prendere gol e colpendo tre legni, mentre il Trapani rimane a tre passi dalla vetta, ma contro il Sorrento sul neutro di Potenza non è riuscito a centrare la terza vittoria di fila. Modica si convince dentro Krapikas che blinda la porta per il primo clean sheet stagionale di Ortisi, Petrungaro e Danatriello, i tre pali con la sfortuna ancora compagna di viaggio dei giallorossi. Al Franco Scoglio un'infinità di giovani in campo, il Benevento per scelta e il Messina per necessità. Un punto anche per il Trapani e conseguente passi indietro dei Granata, fermati dal Sorrento. Su calci piazzati due gol, vantaggio rossonero con l'ex Musso sull'angolo di Bolzius e pareggio di Silvestri su punizione di Benedetti. Ripresa significa sacrificio per la squadra di Aronica, che in 10 per l'espulsione di Benedetti ha subito la pressione dei campani. Non è stato il Trapani brillante dei 4 gol alla Turris o dei 5 al Potenza, ma ha saputo soffrire e mantenersi sulle scie delle grandi del campionato. Venerdì prossimo al provinciale, derby tra Messina e Trapani per dare maggiore significato e continuità al pareggio dell'ultima giornata. Ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20. Grazie, buon pomeriggio.